Buongiorno da Edo. Allora, della presentazione di iPhone 14 di ieri ci interessa alla fine solo una cosa, che è presente nei top di gamma che costeranno... Scusi? Mille container, sì, cento, ecco, cifre meravigliose. Perché mentre i modelli da straccioni sono sostanzialmente un more of the same con un po' di miglioramenti mirati, i modelli Pro e Pro Max invece offrono una nuova possibilità agli sviluppatori, cioè quella roba che sostituisce il notch e che va sotto il nome di Dynamic Island. In pratica, la parte di schermo attorno ai sensori frontali, invece di essere fissa, un punto fisso, è un nero dinamico, diciamo, che può cambiare le dimensioni in larghezza, in altezza e contenere delle icone e delle animazioni. Diventa sostanzialmente una parte dinamica dello schermo che gli sviluppatori di app potranno sfruttare. Non ho visto passare le API di questa roba, quindi non credo che siano ancora state pubblicate, quindi forse usciranno con un futuro aggiornamento di iOS 16, magari 16.1, non lo so, comunque può effettivamente offrire qualche possibilità creativa da sfruttare, sarà interessante vedere come. Peraltro mi pare confermato che la parte di schermo, quella che si chiama Safe Area, cioè quella corrispondente più o meno all'altezza del notch attuale, quella sulle attuali iPhone e sui nuovi 14 di fascia povera, aumenti un pochino di altezza, quindi conviene testare le app e le PWA sugli emulatori per capire se bisogna aggiustare qualcosina. Anche le dimensioni degli schermi cambiano qualcosa, quindi un giro di test va comunque fatto. Bene, cambio completamente argomento. Qualche giorno fa, se vi ricordate, abbiamo raccontato di Jason Allen, ho raccontato di Jason Allen, che è un artista digitale il quale ha partecipato alla competizione d'arte della Colorado State Fair e ha vinto il primo premio con l'opera Teatro d'Opera Spaziale. Beh, la cosa particolare, se vi ricordate, è che l'opera, che sembra un dipinto, in realtà è stata generata con l'intelligenza artificiale Midjourney. Poi è stata ritoccata con Photoshop, è stata upscalata con un'altra intelligenza artificiale, cioè Gigapixel AI, e quindi stampata su tela. Bene, ora Allen ha rilasciato un'intervista a PC Gamer e ha parlato dei messaggi d'odio ricevuti dalla comunità degli artisti. Come ovvio, non solo, ha parlato di come la IA ha raggiunto ormai livelli di espressione creativa comparabili a quelli umani e che molti artisti sono in una fase di rigetto e di negazione, paragonabile a quella che avvenne nel mondo della pittura con l'avvento delle macchine fotografiche. E sottolinea anche, forse questo è un po' il punto più importante, che bisogna scardinare il mito che creare un'opera in questo modo sia facile, perché c'è dietro un processo creativo che porta a formulare il prompt giusto da dare in pasto agli algoritmi e un lavoro successivo di scelta, pulizia, scaling, eccetera. Peraltro sappiate che esiste una specie di marketplace dei prompt in cui potete andare a comprare dei prompt studiati in un certo modo che poi potranno generare delle opere, quindi comprate delle frasi. In un'intervista al New York Times dopo la vittoria, Allen aveva detto, cito: "L'arte è morta, amico, finita, l'IA ha vinto, gli esseri umani hanno perso." E vabbè, non so cosa ne pensate voi, secondo me il discorso su cosa sia arte e cosa no è sempre interessante, la discussione è interessante, non tanto per la conclusione ipotetica di questo discorso, perché non ci sarà mai una risposta scientifica alla domanda "questa è arte". Io posso dire una roba, guardate questa opera, e chi sta seguendo in podcast metterò il link in descrizione, guardatela, magari vi piace, magari no, alla fine se non tutto, molto si riduce a questo. Basta, grazie per aver ascoltato anche oggi e ci vediamo alla prossima, ciao.